Ciao, benvenuti a Nencini Sport. Oggi vi faremo vedere come si imbobina un mulinello a bobina fissa. Necessario munirsi di una canna da pesca, il nostro mulinello, del filo backing che servirà per riempire la bobina in modo che, mettendo il nostro nylon sopra, venga la bobina bella piena, in questo modo. E delle forbici per tagliare il nylon in eccesso. Prendiamo il mulinello, lo montiamo sulla canna. Dopodiché prendiamo il nostro filo backing, ci facciamo un'asola. Tagliamo la parte in eccesso e andiamo a montarlo sulla nostra bobina. Ecco che inizieremo a imbobinare il nostro backing. Cosa molto importante, tenere sempre la bobina del nylon appoggiata in orizzontale sul tavolo, in modo da far uscire il filo in senso antiorario. Imbobiniamo tenendo il filo ben stretto fra le dita, in modo da dare la giusta tensione al nylon. A questo punto si taglia, si prende il nostro filo principale, lo colleghiamo con un piccolo nodo. Imbobiniamo il nostro filo. Al termine dell'imbobinatura incastreremo il filo sotto la nostra clip in modo da tenerlo fermo. Ed ecco il mulinello pronto all'utilizzo. Con questo è tutto, ci vediamo al prossimo video.